Dottoressa, quanto è importante insegnare la sana alimentazione ai ragazzi di oggi, purtroppo sempre più obesi, e insegnargliela soprattutto attraverso il gioco? Ma io penso che sia fondamentale, perché è importante per la loro salute sicuramente, però il linguaggio è ancora più importante, perché intercettare l'interesse dei bambini non è facile, e invece con questo metodo nostro, cioè attraverso il gioco, è una grossa motivazione metterli poi un po' in competizione in modo giocoso. Sicuramente li ha fatto apprendere, ma anche trasformare le loro cattive abitudini alimentari in buone abitudini alimentari. Ecco, quanto sono coscienti di queste cattive abitudini alimentari questi ragazzi, ma anche le loro famiglie? Le loro famiglie. Ma diciamo che forse sono più coscienti i bambini dei genitori. È una grossa, in questo progetto appunto abbiamo anche intercettato i genitori, e non sempre è facile poterli comunicare e portarli al cambiamento, perché vanno sempre di fretta e ancora non ho capito quanto l'alimentazione può fare la differenza sulla salute, sulla crescita, sul carattere, sullo sviluppo del cervello, e quindi bisogna lavorare moltissimo ancora con i genitori. Allora, i consigli sono quelli di sempre, no? Tanta frutta e verdura e poi? Tanta frutta e verdura, la prima colazione, perché noi si è visto che in Toscana ancora la prima colazione la fanno pochissimi bambini, fanno una colazione, una seconda colazione esagerata, a pranzo nei servizi mensa ancora si butta via tantissimo cibo purtroppo, perché i bambini non hanno fame, quindi ancora c'è tantissimo lavoro da fare, perché un bambino sano sarà un adulto sano. E quindi ci sarà un costo umano inferiore, ma anche un costo inferiore per il Ministero della Salute.